trappole maledette e c'ho un PS. Come? Cos'è successo? Siete morta? Ok, calma. Non pensiamo più a Whitney, pensiamo a noi. Cos'è sta merda? È l'artefatto. Sembra che l'artefatto... Sembra l'artefatto... Seems like the art... Ah, ok. Sembra che l'artefatto fosse sulla piattaforma. Qualcosa è scritto su questa piattaforma. Il potere di rendere chiunque pericoloso. Whitney ha detto questa frase prima. Ma c'è dell'altro. Ma colui che vuole fermare questo potere dovrà accendere il fuoco e chiamare colui che ha il potere of the limpness, forse, che non riesco, che non so bene cosa voglia dire. Sembra che Team Rocket abbia fatto attenzione solo alla prima frase. Ma che cosa vuol dire tutto ciò? Oh, quanto è quotata l'uscita di un Pokémon da quella grotta là? Hai un'idea, Brando? Qui lava. Mi fa piacere, però... Mi chiedo se questo ci aiuterà. Ah, ma davvero era così easy? Cioè, pensavo che l'accendere il fuoco fosse metaforico. Sa che? Sa che è sta roba? Oh! Questo è un Pokémon? Kunine? Ma che cazzo? Cos'è? È un Arcanine misto a un Cubone, ma... Dobbiamo ucciderlo per fermare l'infezione, ma perché? Brando, se ce la farei ce l'avremo fatta. Oddio, sì, ti prego. Perché mi lancio delle uova sode, raga? Oddio! Fermi, fatemelo studiare. Se magari io riuscissi anche... Ok, l'ho preso. È già una cosa molto positiva. Nasconditi qua. Buongiorno a te. Cos'era? Penso fosse tipo un extra rapido o robe simili. Ok, tra l'altro penso mi abbia fatto un male boia con le uova sode. Ok, mamma pre... Cristo, Dio, che male. No, figa, se c'avete la mamma bigola. Ok, ce l'ho fatta. Merda. Mannaggia te, le tue uova sode, al tuo Winnie. Ok, preso. Madonna, sì, però io sto sparando al nulla, cioè nel senso, voglio dire. Ok, caricalo e poi nasconditi. Devo dire che la mia tattica ha avuto un effetto incredibile. Ma vaffanculo, va. Cancro, ma se tipo ti faccio... Io non ci arrivo a prenderlo. Ok, ma ti faccio tipo malissimo? O forse è il caso che utilizzo bracciere? Direi che è il caso che io utilizzi bracciere. Guardalo, l'ebola maledetta. Ok, è a vita gialla, è a vita gialla. Raga, ce la posso fare. Non ce la posso fare. Non ce la posso più fare, ce la potevo fare. No, figa, ci avete il cancro tutti. È un mondo di cancerati. È un mondo di gente cancerogena. No, siete tutti delle ebole maledette. C'ho un PS. Come? Ok, rieccoci qua, ragazzi. Ho tipo staccato per 5 giorni. Adesso sto riprovando ad affrontare sto coso. Spero veramente di riuscirci. Ho comunque salvato fuori da questa stanza. Quindi se dovessi perdere posso rifare velocemente, perlomeno. La scorsa volta, ok, io ricordo solo che mi stava tirando delle uova, perfetto. Eccole qua, le sue uova, però io dovrei anche cercare tipo di prenderlo. Ok, perfetto, giochiamocela tutta così, non vado a rischiare di utilizzare... Aspetta, poi lui utilizzava quella sua mossa cancro che tipo correva, me lo ricordo bene. Corri, fai la tua mossa che... Cazzo era sta merda? Ah, eccola appunto, come non detto. Ok, ho anche due bacche, ragazzi, per curarmi, quindi scialla. Nel senso che le ho risparmiate, avendo rifatto tutto il gioco, ho risparmiato un po' di rimedi, ce l'ho fatta abbastanza agilmente.
Spara le tue stronzate. Cazzo, avevo un attimino rimosso te. Avevo un attimino rimosso te. Forse con te io dovrei giocarmela un po' più di arroganza e ammazzarti così. Ok. Ok, e uno è andato. Vaffanculo, mi ha preso in pieno. No, però. Ok, calma. Giochiamoci una bacca. Ma con dai, ma non puoi farmi male senza che mi tocchi. Ma che cazzo sei, Gesù bambino? Muori. Ok. Nasconditi. Ok. Minchia, sei storto qui lava, Cristo Dio. Ok. No, niente da fare. Spara le tue minchiate. Guardalo, è storto nell'anima. Ma vaffanculo, cosa stavo facendo non lo so neanch'io. Proviamo con altri 5 PS, ma raga, ormai mi sa che è andata. Sto giro è andata, a meno che non faccio un miracolo. Ok, non è tutto per forza perduto, è tutto perduto. Se non fosse venuta la signora recluta qua, forse io avrei anche vinto. Però siccome le reclute devono fare le figlie di buona mamma, per forza doveva andare così. Allora, ok, io ho fatto il mio salvaggio qua. Adesso vi ribeccherete tutta la scena di cosa che arriva e se ne va. Che probabilmente taglierò perché, raga, a sto punto, sinceramente, tanto vale che le taglio certe cose. Forza, fammi sognarvi, va bellissimo, commovente. Ok, perfetto, rieccoci qua. Vediamo un po' di tirargli delle botte. Raga, a sto giro proverò a fargli un po' di slash così a caso perché ce ne sarà bisogno in alcuni momenti. Ma che poi, tra l'altro, il mio personaggio dove si nasconde? Ah, tipo lì, perfetto. Raga, però vedete che finché sono spastico e poi quello lì schiva pure bene. Oh, fai la tua stronzatina. Tanto ormai ho capito che i danni li subisco a prescindere. Devo cercare di non farmi colpire dalle uova alla fine. Cioè, questo è il discorso. Vaffanculo. Non devo perdere vita con le uova. Puntualmente. Oh, devi cercare di morire. Oh, ok, perfetto. Raga, me la sono giocata bene a sto giro. Quella parte lì me la sono giocata molto bene. Nasconditi qua. Vaffanculo, se non fai schifo nel cervello. No, cazzo, ho sbagliato il tasto. L'ho preso in dat posto. Ok, perfetto, perfetto. Perfetto, adesso sta andando bene, raga. Ho sparato nella tana. Ma magari ce n'era un altro, raga, l'abbiamo seccato. Magari. Ok, dai che sta andando bene. Dai che sta andando bene. Adesso dovrebbe venire fuori l'altra recluta figlia di Troia. Però noi abbiamo ancora abbastanza vita. Eccola lì. Ok, perfetto. Calma, 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 calma. Bacca, bacca, bacca. Ok, giochiamoci anche l'altra, così di cattiveria. Posso farcela, non mi farò fermare adesso da un Q9, come cazzo ti chiami? Lo sai solo tu. Ok, aspetta, sta cominciando a sparare un po' troppo forte per i miei gusti. Nasconditi. Ok. Ok. Dai, 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 è a vita rossa, è a vita rossa, è a vita rossa. È a vita rossa, è a vita rossa, è a vita rossa. No, non puoi avermelo schivato davvero. Dai, gli mancano due cose, non lo sa neanche lui. Ce l'ho fatta, ho finito il gioco. Ce l'ho fatta. Forse è finito sto inferno, ragazzi. Brando, ce l'hai fatta. Hai sconfitto quel mostro. Oh. Dio mio. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Questo qua penso fosse veramente il boss finale a sto punto. Tra l'altro ha distrutto l'artefatto. Siamo un team fantastico. Adesso però, raga, sinceramente ho paura di come andrà a finire. Cosa? Minchia, pensavo fosse morto, raga. Whitney, pensavo che gli infetti ti avessero ucciso. Quelle stupide creature, mai e poi mai. Ma devo ammettere che c'erano abbastanza vicine. Oh, cazzo, se questa qua si trasforma in zombie, sclero. Che cosa è successo mentre stavo affrontando quei mostri infetti? Cos'è sto fade a caso? Ok, siamo andati da Dave, perfetto. Cosa? Un Pokémon leggendario non morto? Sì, te l'avevamo anche detto. Mi stai prendendo per il culo? No, è serio? Madonna, raga, ce l'ho fatta. Minchia, veramente, è stato adrenalina a mille l'ultima parte. Infatti avrò commentato pochissimo, dicendo cose sconnesse, tra l'altro. La piattaforma dell'artefatto, non l'ho letto. Wow, cazzo. Questo vuol dire
siamo tutti salvi adesso, vero? Non ne sono così convinto, raga. La profezia di Helm mi ha sinceramente messo molta paura. Cioè, profezia nel senso quello che ci ha detto, che in realtà siamo tutti infetti. L'infezione è stata fermata e l'artefatto di Team Rocket ora è inutile. Ma ci sono ancora alcuni infetti là fuori. E anche noi siamo infetti. Oddio. È vero, cioè effettivamente ci è stato detto. E mo? Ok, sembra che tutto si stia comunque ripopolando più o meno. Non è ancora finita. Dobbiamo ricostruire il mondo insieme. Umani e Pokémon devono lavorare fianco a fianco. Oh, perlomeno ragazzi, gli zombie sembrano essere effettivamente scomparsi. Nonostante tutti siamo infetti, però in realtà questo fo forse funzionerà un po' come anticorpo, non lo so sinceramente. Ci vorrà un po', ma penso che riusciremo a rimettere a posto tutto, penso più o meno. Non ho letto prima. Ecco perché ho deciso di abbandonare i miei sogni di allenatore Pokémon. Voglio aiutare le persone là fuori. Oh madonna, che colpo di scena. Gold che smette di fare l'allenatore in questo Pokémon oro alternativo. Ci sono troppe cose che dobbiamo fare. Andiamo al lavoro. Penso sia finito così, ragazzi. Vediamo se partono i titoli di coda. Ragazzi, è finito. Pokémon Dusk, Pokémon Crepuscolo. Wow. Wow. Allora, che dire sul gioco? Mi è stato detto più volte nei commenti che era tipo praticamente The Walking Dead versione Pokémon. Io sinceramente non seguendo la serie non lo sapevo. E in fondo mi va bene così. Devo dire che il gioco sinceramente è fatto bene, me lo aspettavo molto peggio quando l'ho scaricato, è stata una piacevolissima sorpresa, sia per quanto riguarda me a livello di come l'ho trovato, come mi sono trovato subito col gioco, molto bello, fatto bene, a parte i bug del braciere che attraverso, però vabbè, questi sono dettagli. Ma poi l'ho visto bene anche sul canale, ragazzi, perché veramente l'avete, non lo so, l'avete apprezzato tantissimo. Una serie che è andata tantissimo. Io sinceramente pensavo, ho detto, la carico nei buchi quando non ho nulla da caricare, che magari non ho tempo. E invece, minchia, facendo così la gente continuava a chiedermi Pokémon Crepuscolo e alla fine sono stato costretto a portarlo con una certa frequenza. Cioè, costretto, nel senso, non che non mi facesse piacere. Però è stata una sorpresa, perché io non me l'aspettavo, non ero pronto a portare due let's play insieme. Ed è per questo che ogni tanto Crepuscolo l'ho accantonato. Perché in realtà nei miei piani non c'era quello di portarlo molto spesso. E il fatto che piacesse così tanto mi ha un attimo scombussolato. Detto ciò, ragazzi, se questi giochi a tema Pokémon molto particolari, survival, comunque che con zombie e gente del genere, vi piacciono davvero così tanti, io sono ben felice di portarvene altri. Quindi, dopo questo video, cioè tipo questa sera adesso, appena smetto di registrare, cercherò su YouTube o sull'internet altri giochi di questo genere e ve li porterò perché a quanto pare, ragazzi, vi piacciono un casino. Detto ciò, se i titoli di coda sono veramente infiniti, io vi invito a lasciare un bel mi piace per sostenere anche in questa parte finale, in questa fine, diciamo, la serie. Iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Mi raccomando, premete la campanella, commentate, insomma, fate tutto, non c'è bisogno che ve lo sto a dire. Se siete arrivati fino a questo punto del video, vuol dire che lo sapete perfettamente. E se adesso la schermata si degna di arrivare. Cos'è? Setra? Crista? Non so. Finalmente fuori di qui. Andiamo, vivi. Corita, corita, cicorita. Cioè, vivi. Ok. Questa cosa qua mi ha sorpreso, non me l'aspettavo. Ok, perfetto. Probabilmente era il simbolo comunque di un nuovo inizio. Ragazzi, la serie è finita. Spero vi sia piaciuta. Ma vi è piaciuta. E se hai visto, noi ci becchiamo in un prossimo video, in una prossima serie, insomma, un po' quando volete. Ciao ragazzi!